Ehi là, la situazione non è molto migliorata dall'ultima volta, però stavolta sono riuscito a trovare un posto a sedere. Attualmente sono seduto sulla scansia rossa che si vede in alcuni video. Cioè, sto utilizzando questa per il portatile e mi ci sono seduto su una sedia al momento. Piuttosto scomodo, ma almeno sono seduto. Dunque, eravamo rimasti qui. Calmi adesso è riuscito a intrufolarsi nella trementa magione di Hell's Kitchen o quello che è. Vediamo di qua, si salta sotto. L'abbiamo già visto alla fine dell'altro video. Cosa abbiamo qui? Vedete, quando si vede un oggetto che ha una come si dice, una specie di forma tridimensionale in rispetto a queste forme così vediamo tipo disegnate, significa che c'è qualcosa. Solo che non si spostano, ma Carbi, sei diventato uno spirito? No. Vediamo un po'. Cosa abbiamo qui? C'è un buco nell'orologio. Qualcuno ci ha sparato. Gira pomba con un colpo. Cioè, poi sono sicuro che se quello mi beccava sparava tipo 30-20 colpi. Non c'era problema. Ma l'ho scritto. Un altro libro. Degli usi dei pirati e dei costumi dei fratelli della costa. Basta guardare i pirati dei Caraibi. Andiamo. Sì, vabbè, vabbè, vabbè. Vuoi forse raggiungere il mongo? No, se no, lo pregas. Patto di Music Man. Una manovella. Beh, mi sembra ovvio quello che ci devo fare in questo buco, no? Manovella. Ehi, cambi, che mani che c'hai. Sono un po' ossute. Ed ecco qua. Dietro le casse c'è un libro, cioè chi lascia questi libri in giro poi? Lepre, che noia, boom, a terra. Cosa abbiamo qui? Lui il linguaggio del fiore, ah, un altro personaggio. La mia musica requiem. Il cacciatore ha preso, aveva eliminato tre. Defenestrato tre invitati che osarono criticare la sua interpretazione di Vivaldi. Cacchio. Butthurt. Musicista. Ah, Music Man. Quello di cui ho il patto. Un insta-kill. Cartuccio. Cioè, lascio la roba così in giro, eh. Utile. Mio fucile a pompa è ricaricato. 5 proiettili. Uccidere. Andiamo. Tremate. Ho 5 proiettili, non ho paura di usarli. Che sorrisi. Oh. Oddio. Mi attacca con la musica. Deve essere Music Man. Sì. Oh. Cosa diceva il patto? Che se lo strappavo succedeva qualcosa, no? Ammazza, gli sarà preso un infarto. Cioè, quando strappano un contratto non penso che a un artista gli viene sto colpo. Comunque. Niente, immortalità per te, Museman. Ehi, qui c'è acqua corrente. Peccato che non posso utilizzarla, no? Nel primo gioco non possiamo farci un bagno perché non c'è acqua. In questo non possiamo perché Calbi non vuole. Qui vedo qualche altro oggetto. Poligonale. Una mestola. Della serie oggetti inutili perché. L'uncino lo posso utilizzare? Un uncino. E basta. Una mestola qui. La porto in giro? Sul serio lo utilizzo per attaccare la mestola? Spero faccia meno più danno dei pugni. Magari è più potente della sciabola. Via mosche, andate via di qui! Queste mosche! Ok, vediamo cosa c'è in questa stanza, va. Invece di perdere tempo. Oh! Ok, salviamo. Quella non è una buona situazione. Vediamo. Attacco istantaneo! Questo attacco! Piano, Ivi. Mi stanno sforacchiando come un tacchino. Peng! Ok, no. È fallita. Riproviamoci però. Cioè, questa mestola attack sembra praticamente letale. Oh yeah. Oh yeah.
È morto con una mestolata, sto tizio. Crepa! Questi devono ricaricare, per fortuna. Oh, aia. Tu ci metti a crepare questo. Ok, non funziona, lasciamo stare. Andiamo con di fucile a pompa a sto punto. Salve ragazzi! Servizio in camera! Poi. Prego da questa parte. Servizio in camera numero 2! Si può essere più coglioni. Ben. No, negato. Non si può passare. Esci via. Anzi, no, rientra. Una morte più di otra non si poteva fare. Beh, mi sono risparmiato un po' di cartucce, si vede. Ce ne sono anche qui sul tavolo. Che fucile a pompa carico adesso? Dunque, cosa abbiamo in questa stanza? Prima ho visto sti cosi che se colpiti ruotavano. Che significato c'ha? Secondo me sto simbolo c'entra qualcosa. Questo dei diamanti, no? Perché non ho forse. No, no, non è diamanti, è quadri. Sì, ho sto fante, no? Che significasse qualcosa pure per questo, magari. No? Sì! È come se non ci mancasse, ci vuole pure un nemico appresso. Becca dei miei pugnetti. Delinquente! Mamma mia però, Gabi! Che pugni però che tiri, eh! È impossibile sta cosa! Te, con la mestola magari crepi! Oh, era ora. Quanto c'ho di vita? Vabbè. Ancora accettabile. Oh, fortunaccia, brava. Borraccia. Una bottiglia di whisky. Eh beh, sicuramente sarà una specie di super botta di salute o un power up. Comunque, vediamo. Che abbiamo qui? Libro. Qui? Oh, sti libri! Abbiamo qui, vai. Anni passati, gigante abbiato, appena avevo il tempo, Comstock. Rabbia, rifiutai! Tentai più tardi di provocarlo un'altra partita, ma The Witch era già sparito. Ok, libro. T-Bone, specie di cookies. Saccheggio di Mamma Jojo. Di Macao. Teone, soldati da Jack, maneggio occulti, dimmi nel monco, capovolto del gioco di Rogers, bla bla bla. Maneggia con testa di sace e bottana, dettagliare sui due commessi. Quindi abbiamo un cerbottaniere fra i boss. Ah, però. Becchiamoci sta botta di salute o quello che è. Magari aumenta la forza solo temporaneamente, ma chi se ne frega. Non mi sembra che abbiamo aumentato la salute. Va molto meglio, sì! Molto meglio! Carpi ubriaco! Wow! Ha subito sbronzato tutto. Che abbiamo qui? Sembra una specie di slot machine. Io ho comunque una moneta qui. Funzionerà? Funziona! Cosa c'è? Ho vinto due gettoni. Sì, probabilmente questa cosa funziona così perché parte sempre e basta. Da solo gettoni. Cosa ti aspetti in una casa poi? Non è mica una sala giochi questa. In quella non vinci mai un cazzo. Dunque. Questo mi ha fatto un po' paura. Cos'è un violentatore? Che c'è nel sacco, violentatore? Non voglio aprire il sacco. Che c'è? Oh mio Dio. Ah, una pistola! Il violentatore ha una pistola! Lo sistemo io!
Ok, così non può funzionare. Riproviamo, eh. Una pistola, mi dare una pistola. Cade. Eh sì, sparami pure 1/4, visto che ci sei, eh. Risentiamo sto trucco, sennò qua ci crepo, come al solito. Dannato sistema di sparatori di Alone in the Dark 2. Vieni, vieni, sono qui, vieni. È ubriaco sto tizio, più di Carby. E vieni. Stavolta durerà fin troppo. Magari visto che ubriaco mi lascerà una borraccia di qualcosa, no? Ben. Ben. Oh, è già morto. Quanto c'ho di cartucce? 4. Non ho saputo mirarci per niente con quell'angolazione. Non mi ha lasciato nulla sto bastardo. Che c'è nel sacco? C'è un costume di Babbo Natale. Jingle Bells. Si veste mentre... Carby, come mai? Buon Natale! Questo è il tuo regalo. Carbone, carbone, carbone! E ancora più carbone! Seriamente, perché si è vestito? Che utilità ha? Essendo nel sacco di quel tizio, magari c'è qualche utilità, stile... Quello era svestito. Ovviamente questi erano i suoi vestiti. Oh. Andiamo di sopra. Carby, questo momento puzzi di non morto. Salviamo. No, mi si trova un'altra sorpresa come quella specie di ubriacone. Ok. Una padella. Forse se l'è dimenticata qualcuno, magari un boss, no? Il tegame d'acciaio. Io mi prendo la padella. Cos'è questo? Posso prenderlo? Perché questo si sta avvicinando? Mangia un boccone, amico mio. Dovresti sapere che il vino apre molte porte. Perché? Me lo dici? C'è qualche ragione, no? Un piatto di uova al tegame. Mio. Oh, no, 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 no. Ah, non male. Un ottimo cuoco tu sei. Dunque, posso cucinarti? Oddio, mi sa che già si è accorto che sono... Carby! Perché non riesci a sparare o ad attaccare in tempo? Oh cielo, oh cielo, oh cielo! Sì, qualcuno aiuti me, no? Ok, sta parte è molto difficile. Dunque, c'è quella specie di forcone che mi arriva addosso. Cominciamo da te. Ah, già, ho solo la messa. Vieni qui. Non volevo salire. No, fatemi scendere. Perché sta ancora salendo? Mestola. Aspettiamolo. Ah, crepa, crepa! Sì, aiutatelo perché adesso lo ammazzo. Ma non gli faccio niente. È invincibile sto tizio. Non è possibile sta cosa. Oh, santo cielo. Com'è possibile? Ma ha sparato due colpi. Angie, aiutami con sto gioco. Sono arrabbiato. Allora,
Se quella statua mi ha lanciato un furgone, ci sarà una ragione. Ci deve essere. No, 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 no. Rimani fermo là. No, no. Ci deve essere una ragione, come ho detto, ma qualcuno forse deve acchiapparci contro quel furgone. Tu. Vero? Ok, ti aspetto. Ci riuscirò. Ti farò ammazzare. Morirai in un modo o nell'altro. Intanto coccolo amici. Qualcosa mi dice che sta per scendere. Eccolo che scende. E ora salviamo. Mamma mia come camminare sto ninnillo. Vai, vai. Non me, lui, lui. Lo sapevo. Devo. Di qua. Sì, vai, vai, colpisci lui, sì, quasi quasi ci lasciamo le penne, sì, non è successo però, tranquillo, una corona, una coroncina da festa, diventerò il nuovo famoso su TF2, non è un raro, peccato, ehi là, sono venuto a mangiarmi il tuo pranzo, con la padella da friggere, beh, aspettiamo che abbia da dire quello che deve dire. Mangi un boccone, amico mio, dovresti sapere che vino apre molte porte. Che cosa c'entra sta frase? Te mi sbafola il tuo pranzo. Allora, adesso prima che mi cominci a sparare ininterrottamente. Padellate! Padellate! No, 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 no! Aspetta, aspetta! Ehi! Hey. Riesco a capire come ho fatto, ma... adesso non funziona più. Sì, vabbè, ok, uffa. Che razza di personaggio. Peccare questo. Ah, è perché colpisci le altre parti che fa sto rumore, non perché c'ho la padella. Vabbè. Sì, perché adesso ho fatto quel rumore e tengo la padella. Non riesco a capire come funziona sto oggetto. L'ho ammazzato? Sì, si è ringraziato il cielo. Cos'è questo? Del veleno! Punto esclamativo! Posso davvero berlo? Calpi è così coglione! C'è qualcosa qui? Perché vedo che è 3D, quindi deve esserci qualcosa per questo oggetto. È 3D ma non si apre. Ok. Perché questa suonata e non c'è niente dentro poi? Oh? Posso su 6 aprirlo e chiuderlo e non c'è nulla dentro. Ok, benissimo. Ma questo è un forno. Ehi, è il vino! Il vino che apre molte porte. Allora, c'è qualche porta chiusa qui che si apre un vino? Seriamente? Questa è aperta. Tum. C'è nessuno? Oh mio Dio, se c'era qualcuno lì. No. Assolutamente no. Lì non ci si va. Questa non si apre. Posso utilizzare vino allora? Che sta facendo Carby? Lo sta poggiando dall'altra parte. Vino avvelenato. Ah, forse capisco. Carby, l'hai appena avvelenato, ma seriamente lo beve? Io voglio capire se Carby è così stupido da bere il vino che ha appena avvelenato. Cioè, lo fa davvero? Buono. Oh mio Dio, Carby. Dove ce l'hai la testa?
Comunque, come era, non era nemmeno metà la bottiglia. Cioè, ha allungato in vino con mezzo litro di veleno o cosa? Comunque. Adesso però non posso utilizzarlo, posso solo posarlo. Ah, funziona lo stesso. Ok. E ora? Ehi là? Vabbè. Oh, si è aperto! Oh mio Dio, no! Oh no, no, no. Secondo me adesso crepa. E per forza l'ho avvelenato. Anche lui è avvelenato! Sì! Muori! Crepa, crepa pure! Sono qui caduto davanti a te! Yeah! Come eliminare due nemici facilmente? Cos'è questa? Sembra un organetto. C'è un modo per farlo funzionare? Non lo so, c'è qualcosa che lo fa funzionare? La padella! Suona organetto! Din don dando. Gettoni? Questo organetto suona in un modo un po' strano. Non è esattamente una musica da organetto questa. Non è per niente una musica da organetto, ho sentito come un chorus di chiesa. Ci metto questo? Ok, va bene, si apre una porta. Che postaccio, questo è un doblone. Seriamente. Vabbè. Che ci abbiamo qui? Un vestito? È proprio quello che ci vuole in sto gioco. Pensavo che fosse un altro vestito. Mia Thompson. E vai. Che abbiamo qui in giro? Qualcos'altro? No. È un caricatore. Come sono fortunato. Ora sì che sono carico. Sarà voglio risparmiare comunque. Perché in sto gioco non si può mai sapere. Allora, questa è tutta la stanza alla fin fine. Se vado di là è lo stesso posto dove si va per di qua. E lì è così pieno di nemici che appena entro mi sparano due persone. Ah, forse per questo dovevo mettere giù il bottone di proiettile. Però magari potrei prima visitare il piano di sopra. Magari c'è qualcosa di interessante che dovrei prima sapere. Visitare il piano di sopra. Beh, allora, appena arrivo lì c'è già un tizio armato che mi aspetta. Quindi andiamo. Con il Thompson. Cacchio. Yeah! Addio! Molto meglio così. Che abbiamo qui? Un'altra inquadratura che non serve a niente, perché non c'è niente e nessuno. Magnifico. Adesso sì che si sente un po' l'atmosfera del primo alone, perlomeno, a parte il Thompson e i gangster. Un cesso! Wow! All'acqua corrente! C'è del profumo qui? Peccato. Ah, andiamo per di qua. Via! Oh, uno che gioca... Ebbene, sto gioco mi sta riempendo d'armi. Wow, un Derigen da 10 colpi. Non dovrebbe avere sino un paio di colpi. Non ha nemmeno un caricatore sta pistola. Com'è possibile che c'ha 10 proiettili caricati? Impossibile. Vabbè, chi se ne frega. Ho una Thompson. Una Thompson carica. E questo spara ancora più velocemente del cuoco. Oh mio Dio. Non ho salvato. Non ho salvato. Datemi un secondo. Dammi tu un secondo. Ok, adesso che ho salvato sei fregato. Perché io posso ricaricare e tu no? Ok. Che sfiga è questa? È inceppata la Thompson. Ok. Quindi è inutile anche ricaricarla perché è inceppata, non funzionerebbe. Fucile a pompa. Quanta roba si acchiappa sto tizio per crepare. Era ora. Cioè ci hai messo un bel po' per morire te.
Una canna. Oh, level up. Definitivo level up. Sì. Mi sto riempiendo d'ami, sto gioco si sta trasformando in una specie di first person shooter, un altro po'. Che cos'è questo? Da qua è 3D, da qua è disegnato, ma forse c'è qualche scopo pure questo. Cos'è qua? Sembra ci sia un libro, esattamente. Qui dietro c'è una porta e si vede benissimo. E non si può spingere, tutto si sblocca ad enigmi qui, vabbè. Libro. Se vedi questo è libero di studiare l'alchimia. Proviamo a cercare. Questa c'è una storia lunga. Babe Blade, secondo ufficiale. Ho già ammazzato. Beh, c'erano i cuochi, erano i fratelli Cookie, se non sbaglio. Calbi, comunque il tuo pompon sta sempre girato da una parte. Comunque fa un po' ridere sta cosa. Ad ogni modo, chi è Bubble? Ma chi se ne frega, io li ammazzo e basta, non me ne importa della storia. Poi che è sta cosa che si... Vieni qui così almeno ti vedo, ti devo vedere. Forza, vieni qui! Seriamente, sto tizio rimane lì fermo. Ma che cacchio è sto tizio? Oddio, sono due braccia! Che ci fanno queste due? Ok, ho capito il meccanismo. Questo è l'equivalente dei rami nel labirinto. E questa è la spada che è l'equivalente della sciabola. Il quale si romperà. No? Giusto? Sicuro. Calbi sta morendo. Magnifico. Come posso ammazzare questi tizi senza... Mi sento male, molto male. Anch'io. Calbi? Calbi, non sei morto! Che cazzo urli? Mi sarà preso un esaurimento. Come li ammazzo questi? Seriamente, come li ammazzo? Dai, mi colpiscono. Allora, forse devo fare così, devo arretrare. Devo arretrare, dicevo. Quando mi stanno per colpire. Magari se ci riesco. Oh, oddio! Ma si può fare così? Non... Ah, forse sto sbagliando qualcosa. Inquadratura magnifica, grazie. Dove sto colpendo? Non riesco a vedere niente. Non è giusto. Calbi, tu rimani fermo lì, però non è che stai morendo. Mi chiedo scusa. Mi chiedo seriamente scusa, sto giocando da schifo, ma non riesco ad ammazzare sti due. Cioè, mi continuano a colpire e non riesco a trovare un'angolazione dove non sia possibile essere colpiti. Cioè, mi continuano a colpire. Oh. Con 5 di vita, ma chi se ne frega, io adesso salvo così e si campa. La metà di una pergamena. Leggene. K. Ah,
ambisce al glielo conceda o al centro del segno, dà dello spazio il gambetto reale. Il gamberetto reale. Ok, devo trovare l'altra metà. Vediamo dove si trova. Che c'è qui? Oh, magnifico, doppio cesso. Sta casa è pazzescamente grande. È di lusso. Chissà quanto si paga di affitto. Che è sto posto? Ah, sono morto. Sono morto. Probabilmente deve essere qualche specie di roba di alchimia o quello che è. O forse magia. Cthulhu! Dunque. Devo trovare qualche oggetto che mi può indicare cosa devo fare qui dentro. Qui non ho trovato nulla. Qui ho già esplorato tutto. Forse devo controllare in quella libreria dove il tizio mi ha passato il Derringer che non ho nemmeno utilizzato. Vabbè, pazienza. Che giornata, che giornata. Dai, Calvi, cammina. Che giornata. Forse c'è qualcosa qui? No. Ecco un'altra metà, perché non l'hai presa prima? Ci sono passato, Carby. Vabbè, utilizzare, è sistemata. No, no, non utilizzare Derringer. Non ci diamo il camino. Case and Magic. Se la regina bianca ambisce al trono, che il dire glielo conceda, che l'amuleto posto al centro del segno apra la porta che dà lo spazio. Trovare la chiave del gambetto reale. Ma vabbè. Non tradotto da questa poesia trascritta da Gaelico avrebbe trasmesso il covid di battere. Inutile diavolo nella scatola con loro. Però io ho una corona. Il re deve concedere la corona alla regina, no? Che era la principessa, la regina, quello che è. No, fammi leggere. Ambisce al trono che il re le lo conceda, sì. Allora devo trovare qualcosa che c'entri qui che sia facente una regina. Il letto? No. Dove lo metto? Tanto proviamo. Che fa? È il letto di una regina, mettiamoci una corona. No. Ok. C'è questo mezzo busto. È una donna, no? Perché non si capisce la strangolazione. È una donna. È una donna. Malapena si capisce che sia una specie di donna. Potrebbe funzionare però. Vediamo se la corona va. Al massimo crepo di nuovo. Ehi! Ci va! E ora? Non ha fatto niente. Gli ho messo la coroncina in testa. E quello sì, è rimasto così. Non è cambiato nulla. Aspetta, no, no, lì c'è qualcosa. C'è un amuleto. Che serve l'amuleto? Angie, lascia il filo, lascia il filo, sto giocando. Lascia, lascia. Ok. Che succede? Oh mio Dio, sto lievitando! Dovrei mangiare di più! Dovrei mangiare di più! Ah! Ok, cos'è appena successo? Vorrei capire. Ho preso un amuleto e sono volato per l'aria. Ok. Calpi comunque sta ancora male. Un messaggio. Leggere. Caro signor Jack, spiacente, stop. Finite le parole. Perché stop? Spero che abbiate ricevuto cassa di champagne. Mille scuse, stop. Beh, non volevano farsi arrivare una banda di gangster a casa. Cassa di champagne, stop. Ehi, champagne, una borraccia. Forse è per questo che riguarda la C. La C sta per champagne. Oh mio Dio. Ok, ora sono in salute. Chi se ne frega delle numerose ferite?
La batteria sta ancora molto bene e sono a più di mezz'ora di gioco. No! Che cazzo è? Nio, Nio, aspetta un secondo, Nio. Nio! Ok, sto tizio è invincibile ai colpi di pistola. Che palle però. Ah, non si è rotta però alla fin dei conti, eh. È rimasta perfettamente integra, perfetto. Su, vieni qua. Vieni qua. Giochiamo a Kung Fu Panda. Xbox 160, Nintendo Wii. Nemmeno questo gli fa male. No, non gli fa male nemmeno questo. Ma che cacchio. Allora ci deve essere qualche arma speciale. A sto punto, perché. Allora, ricapitolando. Derringer non gli fa niente. La canna a spada non gli fa nulla. La padella per friggere, non penso. Proviamo a picchiarlo a pugni, a sto punto. Ciao! Ah, ok. Non guardare! È un fattore privato il nostro! Sì, ci sta facendo gli affari nostri! Lasciaci in pace! No, non ci vuole lasciare in pace. Forse prima gli stavo facendo anche del male ma non me ne ero accorto. Vabbè. Abbiamo qui. Lasciamo perdere il tizio che vuole giocare ad arti marziali. Oh no, 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 non tu! Hey you. Sì, io. Come no? Ok, ricarica. Io intanto. No, Carly. Che sta facendo questo? Vabbè, tanto mi ammazza comunque. Stavo pensando che adesso gli sparavo il mio. Hey you. Derringer. Hey you. Ah, devi già ricaricare? Ok. Ma io ti sto sparando, ma io... Non è possibile sta cosa. Non ci credo. Dai. Perché sei inceppato? Oh. Diavolo. Guardate, mi sono morto. Devo trovare qualche altro modo. Cosa c'è qui? Ah, c'è una casa. Ah, ci picchia, una tomba. Ah! No, non, è questa? O è quella inceppata qui? Ah, no, è questa, quella buona. Aspetta un po', mo ti ammazzo, muori, ma te mo muori, cacchio, voi muori tutti e due, perché sono, in questo momento sono adirato, mica avete capito? Vabbè, forse ho capito come sistemare la faccenda comunque, perché c'ho sta Thompson, quello è morto però sparando con la Thompson, quindi che la smettesse di non crepare quando gli sparo e fa perfettamente le sue mosse, caricatore. Ah, una granata. Da dove è uscita sta granata? Probabilmente c'era il tizio, solo che questi qua mi occupano l'inquadratura. Finalmente sono riuscito, una chiave. Da non crederci. Una chiave. Mi sto facendo... No, 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 no. Mi sto facendo veramente penare con me qui. Che altro abbiamo qui? Ehi, la lanternina di Alone in the Dark 1. Peccato che qui non sembra che non ci siano posti bui a proposito. Tutto quello che vuoi in questo gioco tranne i posti bui. Che c'è questo? Cos'è sta roba? Chiave? Eh? No, serve altrove. Ok, una... No. Thompson, non penso che lo devo sparare.
Questi sono leggere. No, no, stammi lontano, stammi lontano, crepa! Crepa! Ma mi strozzo, ti strozzo io! Ok. Se mi giro? Non fa su. Che l'hanno messo a fa sto coso? Vabbè. Lo so qui. Nakano non fa niente di leggere nemmeno il giubbotto. Forse il doblone. Lo sto utilizzando? Che ha fatto? Ha vomitato? Ho vomitato un pompon. Questo coso. Cioè, io ci sto capendo sempre meno di sto gioco comunque. Mi segue e non fa assolutamente niente se non saltellare appena mi arriva addosso. Forse ha uno scopo proprio. Forse devo farlo arrivare da qualche parte. Cosa c'è qua? Oddio, serpenti! Perché devono essere sempre serpenti? Forse devo ammazzarli. Con una granata! No, non penso sia così. Crepate serpenti di merda! Perché quando muore con la spada non cade? Perché diventa una statua cosa. Forse il... Pompon. Che fanno è che? E che ne so, ne sai tu, Carby! Ah, ma si possono lanciare? Lancialo! Eh? Ah, mo adesso lo lancia! Vabbè. Ehi! Muoversi il pompon! Ah, ho capito allora che serve questo qui. Morsicatelo pure, belli miei! È morto silenziosamente, eh! Non darmi mai soddisfazione, tu! Qui c'è un giardino. Qui c'è una specie... ovviamente ci sarà una scala. Scendiamo allora. Vai Carby, vediamo dove porta questa scala. Ci deve essere una scala, no? Eccolo che scende. Non c'è una scala, ci sono... No, sono finito in quella stanza. Ma perché? Oh mio Dio. Ok, è tempo di mettere giù bottone di proiettile. E forse però... Ok, questa è un'idea un po' strana, se... La utilizza? L'ha utilizzata! Wow! Per un attimo ho pensato che mi stesse scoppiando in faccia, cioè... Vabbè. Mettiamo il giubbotto. Fammi la Thompson. Penso che avrò di che combattere. Giù, Carby! Ecco cosa serviva, serviva per diminuire le missioni all'interno della stessa stanza. Oi 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 oi. Dai Carby. E mira bene. Mamma mia, che giubbotto. Vabbè, sì che nella realtà i giubbotti antiproiettili non è che sono quella magnificenza comunque. Utilizzo il giubbotto. Ho già buttato la granata qui? Sì, a questo punto l'ho già buttata. Allora, forse ho un'idea per fare in modo di ammazzarli. Posso attirarli verso una stanza e poi sparare tutti da lì magari. Carpi! Corri! Ma sì, stiamo tranquilli ad aprire la porta, eh. Vai! Sì, vabbè. Carpi! Santa pazienza sto gioco, dai, mira bene. Spara, spara, spara. E uno è andato. Il prossimo, prego. Ci sono altri in fila, eh. Ok, vai. Bene, il prossimo. Ci sono altra gente in fila. Muori in fretta, su. Grazie. Oh, ops. Fortuna che ho un altro caricatore. Evviva! Sono finiti allora? Magnifico. Che abbiamo qui? Una palla da biliardo. La pallina rossa? Abbiamo finito le palline. Champagne!
Certo, sta casa è di lusso. Tre cessi. Magnifico. E questo sembra il più pulito di tutta la casa. A parte il ragnetto, sia chiaro. Tanto sono morti. Quant'è che si fanno un bagno questi? È per questo che porto dei vestiti puzzosi da Babbo Natale. Che abbiamo qui? Niente? Nulla? Champagne? 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 No. Ho solo la palla da biliardo. Questo ho ottenuto da sto scontro. Non è magnifico? Forse serve a qualcosa sto... Ehi, un attimo. Biliardo, no? Sì, dai. C'è quella stanza lì, no? Sì, 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 questa. La palla da biliardo? Non è il biliardo giusto. Aspetta, il biliardino. E cos'è detto qui? Sì, sì, sì. È quello, no? Sono... Ok. Mi sento sia intelligente che un grande idiota. Io volevo far mettere la palla stando storta. È una palla da biliardo, non un cosetto piccolo così. Vabbè. Evviva! Un attimo, salviamo. Chissà se dietro non c'è un ennesimo... Non si apre. Ok. Ho una chiave però. No, non questo messaggio, la chiave. Funziona? Magnifico, andiamo avanti. Calmi. Dovevi prendere la lanterna, lo sapevo. Che cazzo? Calbi, come hai fatto a camminare? Ti aspettavo, Calbi, ma prima ascolta, cosa? Ho gli occhi rossi. Per Belzebù, il fai indaccene mi attirava come il polline attira l'ape. Storia molto interessante. Il nemico voleva farla finita, i suoi cannoni sputavano la morte. Cosa importa? La mia nave affrontava, ma il ponte della mia preda grondava di sangue. Evviva! Sono morto, ma meno al timo di nonno. Questo Natale 1724 le grida di dolore risuonano come il più bello dei cantici. Tanti auguri di buon Natale! Crepa! Il capitano, un certo Nichols, mi mandò al diavolo. Al diavolo! Beh! Morì maledicentovi. Solo la mia spada potrà ucciderti, Jack. Da quel giorno la sua spada è stata andata sul ponte della sua nave. I Flying Dutchman. Bla 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 bla. Avvidi, mio ufficiale, scardinato le statue della stiva. Equipaggio era deluso, ma se ho conquistato un favoloso tesoro. Figa! Vabbè. Essi nello sguardo di Elizabeth, il nostro destino. La morte diventò un'illusione. E lei è la causa di tutto? Firmai il patto e così i miei uomini Dutchmen diventò la nostra nave. Allora nacquero mille leggende. Sì. Si nascondemmo qui nel 1824, ma una parte della pedrucciosa crollò sulla nave. Boom boom. La nostra terra si impegnò di sangue e la nostra conquista fu battezzata Hell's Kitchen. Questo fa un bel fischietto ad Alone in the Dark 3. Un paese senza passato si offrì per assicurarsi il nostro futuro. Wow, che testa! Costruimmo la nostra dimora allora, senza sorte regniamo. I miei uomini riporteranno su una nave. Conoscerai così lo stesso destino di Grace. Non voglio saperlo! Che succede? Cosa sta capitando? Grace? Ehi, c'è nessuno? Voglio uscire? Fatemi uscire! Ehi, intelligentone, mi hai lasciato con tutte le armi la roba mia! Oh mio Dio, non è possibile sta cosa. Mi metto in una cella con una Thompson carica di 24 colpi, un Derringer di 10 colpi, padelle, sacchi, diversi libri, una foto della statua e me stesso. Wow, non brillano certo per intelligenza questi pirati. Beh, direi che per oggi basta. A presto!